Cari amici di Vai Elettrico, ben trovati. I più attenti di voi avranno probabilmente riconosciuto questo logo, che sì, è quello di Ionity. Siamo ad Affi, ci troviamo presso la stazione di ricarica Ionity più grande d'Europa. 18 stalli singoli, tutti da 350 kW di potenza. Questo significa che presso questa stazione, come presso tutte le stazioni di Ionity, è possibile ricaricare ad una potenza massima di 350 kW indipendentemente da quello che succede nello stallo accanto, perché ogni singola stazione è totalmente indipendente. Questo rende questa stazione davvero un grande supporto per i viaggi di lunga percorrenza. Ionity ha deciso di posizionare la sua più grande stazione ad Affi, a poche centinaia di metri dall'uscita del casello di Affi. Vedete che lo scorgiamo in lontananza, e non molto lontano in realtà da un altro stallo, un'altra stazione molto molto importante per il nord Italia, che è uno dei supercharger. È stato uno dei primi, uno dei più anche in quel caso nutriti dal punto di vista numerico, dal punto di vista disponibilità di singoli stalli di ricarica, che è quello dei supercharger appunto di Tesla. Vedete che gli stalli di ricarica di Ionity in questa stazione sono tutti uno accanto all'altro in un parcheggio che dà la possibilità di accesso poi a una serie di attività commerciali, tra cui anche bar e ristoranti. E questo è un aspetto molto molto importante che riguarda la disposizione di queste stazioni di ricarica. Perché? Perché in passato si è in realtà badato molto poco a questo aspetto, e quindi in molti casi ci siamo trovati di fronte a stazioni di ricarica che venivano un po' posizionate in mezzo al nulla. Tesla è sempre stata molto attenta a questa cosa, quindi ha sempre avuto come regola quella di posizionare le stazioni a non più di 3 km dall'uscita autostradale e di avere sempre qualcosa accanto a livello di ristorazione, di dare la possibilità ai propri clienti durante la fase di ricarica di avere qualcosa a disposizione per passare il tempo, ma anche banalmente per soddisfare i bisogni primari. Stessa cosa ovviamente possiamo dire anche di Ionity nella stragrande maggioranza dei casi, ma sempre di più ultimamente. In questo caso davvero abbiamo la situazione migliore. Voi vedete adesso questa situazione. In realtà la stazione non è ancora ufficialmente inaugurata. Verrà posizionato un tetto fotovoltaico a copertura dell'intera zona riservata alla ricarica, ma soprattutto ci troviamo veramente in un centro nevralgico dal punto di vista sia delle vie di comunicazione, ma anche dell'offerta in termini di ristorazione, di presenza di centri commerciali. Quindi da questo punto di vista ottima soluzione. Andiamo a vedere singolarmente più da vicino una colonnina. Si tratta dell'ultima generazione di colonnine di ricarica di Ionity, e una cosa molto importante che ho notato fin da subito, vedete questo prezzo disponibile fa riferimento, questo è un lettore di carte di credito, questo significa che verrà data la possibilità di pagare anche con carta di credito. Questo è sempre un argomento molto caldo che riguarda la ricarica soprattutto quella presso le colonnine fast, ma non solo, ovvero in tanti utenti spesso hanno lamentato l'impossibilità di gestire il pagamento con bancomat o con carta di credito, come sono abituati del resto a fare con il pagamento dei rifornimenti di gasolio o di benzina. Sempre di più viene data, ho visto, questa possibilità, anche se in realtà, nonostante sia una cosa molto richiesta, quello che vi posso dire per mia esperienza è che non è certamente il sistema di pagamento più rapido, però magari in alcuni casi potrebbe avvicinare persone che vedono altri tipi di pagamento come un ostacolo. Le altre possibilità in termini di pagamento resteranno ovviamente la possibilità di pagare con una tessera RFID, piuttosto che di sfruttare semplicemente lo standard plug and charge. Sempre più auto ne sono dotate. Si tratta di un sistema che permette semplicemente di collegare la spina all'auto, e le auto opportunamente predisposte, quindi al plug and charge, avranno la possibilità semplicemente di avere all'interno i dati del pagamento, comunicarli alla colonnina e far partire la procedura di ricarica. Ecco, questo è certamente un qualcosa che, nonostante esista da tempo per quanto riguarda le auto di Tesla e quindi i supercharger Tesla, per loro è normale, è sempre stato così, è così da tanto tanto tempo, da sempre in realtà,
Per quanto riguarda tutto il resto del panorama di auto disponibili sul mercato, inizia a nascere ora, ovvero lo standard esiste, ma fino adesso non è stato quasi mai utilizzato, però si inizia a vedere. Ovviamente la grossa differenza è che da una parte abbiamo un sistema chiuso, quindi un sistema come quello dei supercharger Tesla, che fino a poco tempo fa era esclusivamente riservato alle auto del costruttore americano, e mentre dall'altra parte dobbiamo far comunicare, e questo è il motivo per cui la cosa arriverà, ma sta molto molto rallentando rispetto a quello che è accaduto con Tesla, dobbiamo far comunicare costruttori diversi, con standard diversi, con costruttori anche di sistemi di ricarica diversi, motivo per il quale al momento, e perlomeno all'inizio, la cosa funzionerà per lo più, o meglio sta già funzionando in alcuni casi, solo per auto del gruppo Volkswagen, perlomeno per quella che è stata la mia esperienza di utilizzo. Magari prossimamente in un video cercheremo di andare a testare il sistema. Dicevo, a copertura di questa stazione di ricarica verrà un tetto fotovoltaico che avrà ovviamente il grosso pregio di riparare chi si fermerà per ricaricare, ma anche ovviamente di supportare in qualche modo l'assorbimento delle colonnine in funzione. Al momento direi che è sostanzialmente tutto, non ho altre informazioni da darvi. Fatemi sapere cosa pensate di questo tipo di stazioni, che sono immaginate per lo più per la gestione, per dare supporto a chi si sposta in autostrada, siamo vicino all'autostrada, per trasferimenti di ampio raggio, ma che in realtà forse in alcuni casi possono anche essere di supporto a chi non ha la possibilità di ricaricare a casa e che attraverso una stazione di questo tipo può in qualche modo, magari, ripeto, se sono rispettati alcuni bilanciamenti tra il tempo di utilizzo, i chilometri di utilizzo e la possibilità di recarsi presso un centro commerciale, magari possono diventare anche il punto di ricarica per chi non ha la possibilità di ricaricare a casa perché magari parcheggia in strada. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, fatemi avere i vostri commenti, ditemi cosa pensate di questa nuova stazione e ci torneremo presto.